Secondo. Allora, buonasera a tutti, iniziamo la registrazione. In effetti abbiamo già iniziato. Rossana ha fatto una domanda e sia io che poi Franco abbiamo risposto. La domanda sostanzialmente era quella se qual era la situazione qua in Tanzania o a Zanzibar. E, insomma, noi abbiamo ricordato che effettivamente qui non c'è stato nessun tipo di problema. Nemmeno un giorno di lockdown, mascherine, niente di nessun tipo. Speriamo che questa situazione continui. Naturalmente io saluto tutti, ho collegato i microfoni, saluto tutti Max, Giovanni, quelli che si sono collegati, Marilena, buonasera Marilena, Andrea, eccetera. E non vorrei perdere tempo, stasera facciamo una cosa un pochino più breve perché io sono a Zanzibar, sono con dei clienti qua. E poi magari ecco, riprendiamo in pieno, insomma, a settembre, la prossima settimana. Quindi diciamo che tratteremo, gli argomenti sono un po' gli stessi, no? Piano B, piano C. Ricordo che il piano B è per piccoli, medi e grandi investitori e per chi viene a cercare lavoro, diciamo così, a lavorare. E il piano C è per i volontari. E per i pensionati. Il piano C è relativamente semplice e credo non particolarmente costoso per chi vuol venire. Il piano B prevede naturalmente un lavoro maggiore. Ricordo che per gli amici di Telegram l'invio del prospetto informativo è gratuito sia per il piano B che per il piano C. Ovviamente, se poi dopo c'è interesse ad andare avanti, io, siccome naturalmente queste sono consulenze che devo personalizzare, no? Perché ognuno ha esigenze diverse, io chiedo 66 euro di donazione, dopodiché in pratica si può parlare, insomma, diciamo, nei limiti del buon senso quanto il soggetto vuole. Ecco. A quel punto si definisce, io diciamo, definisco se c'è la fattibilità, se il soggetto è effettivamente in condizioni di venire, allora programmiamo e vuol venire, programmiamo una settimana di visita, di ispezione, esattamente la stessa che sto facendo in questo momento con questi clienti, anche lo stesso Franco, tutti coloro che poi, per quello che mi riguarda, verranno qua se vogliono venire con me, assistiti da me, dovranno venire a fare questa settimana proprio per vedere il posto, per vedere la Tanzania, per vedere Zanzibar. Io ricordo, brevemente, non voglio prendere troppo tempo, se c'è qualcuno che ha delle domande mi può interrompere in qualsiasi momento, non ci sono problemi. Ricordo che quando mi sono trasferito Interrompo da... io, Prego, 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 Massimo, ciao. prego, prego, vieni, Saluto vieni, vieni. te, saluto tutti in anticipo perché io tra poco purtroppo vi devo lasciare. Va bene, Marilena, Ho prego, prenditi tutto il tempo che due vuoi. contatti, sì, e quindi insomma spero quanto prima di venire a trovarti di persona. Grazie, Benissimo, Marilena, ti aspetto, vi saluto aspetto. tutti e tra un po' mi disconnetto. Buona Benissimo, serata. buona serata, grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Ecco, benissimo. Ecco, quindi dicevo, vengono qua a fare la settimana e quindi c'è tutto un bel lavoro da fare perché c'è da programmare il volo, il pernottamento, insomma, ci devo lavorare un pochino. Quindi tenete presente che non lo so, se dovessi quantificare il lavoro che si fa, che ho fatto fino adesso su queste 14-15 persone che sono venute, e molti sono venute anche in coppia. Beh, c'è un sacco di ore di lavoro. Io chiedo 66 euro così a forfè, diciamo, per tanto. Io lo prendo come contributo, fra l'altro, per la scrittura del libro, in un certo senso. È più una donazione per il lavoro che ho dovuto fare, che ho fatto sul libro. Ricordo che sono l'autore di una trilogia dedicata al nuovo ordine mondiale e approfitto. Dicendo questo, approfitto per farvi notare, insomma, per dirvi che effettivamente quando io mi trovo ad assistere
soggetti che mi conoscono già, cioè per i miei interventi, che i miei video che potete, per chi non mi conosce, vi invito ad andare a vedere il mio canale di YouTube, è Massimo Michele Guerrieri, ci sono praticamente quasi tutti gli interventi che ho fatto negli ultimi anni. Purtroppo molti sono andati persi, quelli che ho fatto con Accademia della Libertà tanti anni fa, perché ho iniziato forse più di 10 anni fa a fare video. E vabbè, comunque ce ne sono tantissimi e molti di questi sono proprio dedicati ai vari capitoli, ai 10 capitoli più uno, quindi 11 capitoli della trilogia, che ognuno di questi capitoli tratta degli argomenti che tratta un autore, prende lo spunto da un autore e poi naturalmente ci faccio dei commenti, delle considerazioni. E sono tutte cose che non sono mai state pubblicate in italiano ed è documentazione che ho messo appunto insieme quando sono stato a New York. Nella stragrande maggioranza questi autori non li conosce quasi nessuno, ecco, ci sono pochi amanti in Italia che purtroppo si legge poco anche l'italiano, non si legge ancora meno l'inglese e quindi sono partito, diciamo, il lavoro, sono, tutto sommato è particolarmente interessante per questo, da questo punto di vista. Ricordo che per chi lo vuole lo può scaricare dal mio sito menteaperta.net per no, nel formato digitale per 9,99 euro. Chi invece è interessato al libro mi può contattare, il libro è disponibile su Amazon, diciamo così, a prezzo pieno. È un libro abbastanza costoso perché sono mille, è una trilogia, 3 volumi, sono 1042 pagine. E quindi ha un certo costo perché è un lavoro, diciamo, unico, no? Nel suo genere. Però se uno mi vuole contattare, io glielo posso far avere con il 30% di sconto attraverso il sito, diciamo, attraverso il mio ordine. Sarebbe un libro addirittura, vi racconto una cosa abbastanza curiosa che mi è successa. A un certo punto carico la trilogia, è tutto un lavoro fatto con Amazon, insomma, io l'ho fatto perché ho un po' di esperienza, ho lavorato per circa 20 anni nella pubblicità, ma è stato un lavoro grosso, che non avevo mai pubblicato niente con Amazon e c'è un discorso di impaginazione, di numero di pagine, insomma, un lavoro grosso. Gli editori sanno il lavoro che c'è, poi c'è tutto l'editing di correzione. A un certo punto mi compare come un banner una scritta in alto, ovviamente parliamo di un libro in italiano, no? Quindi pubblicato con Amazon.it. Mi compare una scritta che dice: questo libro è un libro didattico ed è raccomandato alle scolaresche, mi sembra di ricordare, dalle medie alle medie superiori. Ora io questa pagina qui dico, ero di fretta, dovevo uscire, dovevo fare qualche cosa, l'ho messa nel computer lì, dico quando ritorno voglio capire in base a che cosa hanno scritto questa cosa. Il mio non è certamente un libro per le scuole, non può essere un libro per le scuole, però curiosamente i revisori di Amazon Italia l'avevano classificato come libro didattico. Il che era una cosa che mi faceva molto piacere. Quando sono tornato, io non so quello che è successo al computer, no, non ho più trovato la pagina e non ho più trovato quella scritta lì che era come fosse un banner tipo pubblicitario. E questo mi è particolarmente dispiaciuto perché naturalmente poteva essere, insomma, una cosa anche, insomma, di interesse tenerla, insomma, magari metterla nel sito come testimonianza proprio di Amazon, perché alle revisioni di Amazon evidentemente ci sono dei professionisti seri, cioè non c'è gente che scazza e questa probabilmente sarebbe stata una cosa interessante da fare. Allora, una volta poi che i soggetti vengono, visitano, eccetera, rientrano naturalmente in Italia, e poi a quel punto devono decidere se andare avanti col progetto o meno. Dunque, ora vi dico una cosa che ve la dico e non ve la dico. Chi avesse particolari problemi di lavoro,
che rischia di perdere il lavoro o comunque che ha capito quello che succederà, perché è mia opinione ritenere che anche se apparentemente adesso stanno facendo un passo indietro, in realtà stanno facendo un passo indietro perché ci sono le elezioni, il 25 in Italia, e ci sono le elezioni di middle term, si chiamano, in America in novembre. Ma non stanno facendo nessun passo indietro, perché dopo le elezioni, a mio parere, ricomincerà esattamente la stessa storia. Almeno qua in Italia. Qua in Italia di sicuro, in America non lo so, io mi tengo informato un pochino, ma non lo so quello che succederà. Per me, ormai loro sono partiti e continueranno in questo progetto, che è il progetto che si chiama Nuovo Ordine Mondiale, alcuni lo chiamano anche del Grande Reset, diciamo che dal punto di vista finanziario va bene lo stesso. A livello iniziatico si chiama La Grande Opera ed è spiegato tutto nella trilogia, questa cosa qui. Ma non perché lo dico io. Io faccio ogni tanto qualche commento, ma lo dicono loro, lo dicono autori americani e non soltanto, anche australiani e anche altri, in base alle loro testimonianze dirette, molti dei quali sono iniziati. Per iniziati io intendo tutti, cioè coloro che hanno fatto un giuramento, può essere un giuramento massonico, può essere un giuramento come quando uno diventa prete, quindi diciamo spirituale, chiamiamolo così, qualsiasi altro ordine che possa fare un giuramento, loro sono tutti iniziati, e non c'è praticamente nessuna differenza tra loro, per quello che possa aver capito io. E quindi dopo le elezioni non succederà assolutamente niente. Quello che succede, io so già che sarò straoccupato dopo le elezioni, le prime 3 settimane le perderò, diciamo così, le perderò perché per adesso non ho nessuna prenotazione, sono tutti lì a aspettare quello che succede alle elezioni, che come ho appena detto, secondo me non succederà assolutamente niente. Per il momento mi fermo, poi naturalmente parleremo anche d'oro, Walter Manca si scusa, dottor Manca, stasera aveva un altro impegno e non so se ce la fa a collegarsi, ma tanto non è importanza, si collegherà la prossima settimana. Allora, avete delle domande? Io non mi piace parlare troppo, mi piace eventualmente cercare di dare la risposta, se posso. Alle vostre domande. Quindi se per cortesia, magari ecco, iniziate a farmi delle domande, io sono a disposizione. Una curiosità riguardo a questo ordine mondiale. Cosa ne pensi di Putin? C'è dentro o è fuori? Allora, io ho più volte detto, cercherò di essere sintetico, perché naturalmente a una domanda così magari potrei dare anche una risposta di 15-20 minuti, non voglio. No, 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 non le voglio fare queste cose qui. Cerco di essere sempre sintetico. Allora, un signore che si chiama Carlin in America, che è un comico, è un comedian, che è morto poco tempo fa, in maniera come amano fare qualche volta loro, in maniera molto giocosa e scherzosa, ci ha detto tante verità. Tra le verità che ci ha detto, secondo me, ci ha anche detto che loro tutti, ai grandi livelli, fanno parte di un grande club. Qual è il grande club? Il grande club è quello appunto che è costituito dall'elite. Molti la chiamano Kabbalah, molti la chiamano Deep State in America, molti appunto la chiamano l'elite. In realtà si dovrebbero chiamare coloro che fanno parte dei consigli supremi. Dice, e questo viene fuori con i consigli supremi. Che cosa sono i consigli supremi? I consigli supremi sono quella struttura che Giuseppe Mazzini e Albert Pike è stato un personaggio molto famoso, ora non c'è tempo per parlarne. Diciamo, questi due soggetti si sono a un certo punto incontrati e hanno pensato di creare queste sovrastrutture. Quindi forse per capirci è meglio, anche per parte si capisce in maniera intuitiva,
cosa vuol dire sovrastrutture? Sono delle strutture sopra la massoneria in genere, ma non soltanto. Ed è lì che si decidono le cose importanti. È chiaro che un personaggio come Putin non può non far parte di questa struttura, perché se è stato presidente più volte della Russia, è stato sostanzialmente selezionato, come succede sempre in questi casi, stessa procedura per i presidenti americani, non sono scelti dai cittadini, ma sono selezionati da un particolare comitato. Trump incluso, naturalmente, Trump incluso, se è stato lì e continua a rimanere lì, vuol dire che effettivamente, evidentemente, deve rimanere lì. Perché che cosa è successo quando qualcuno si è messo di traverso come Gheddafi e Saddam Hussein? L'ha fatto fuori in 4-4 ore. Perché sono tutti questi soggetti, Putin compreso, sono tutti sotto giuramento e devono seguire quello che coloro che siedono al di sopra di loro gli dicono di fare. Cioè la politica è stata, e i politici sono stati creati per autotutelare la democrazia che ci hanno dato. Ma non è, io lo scrivo in maniera molto chiara, nei parlamenti che si decidono le cose importanti. Se una legge poi viene passata nel Parlamento almeno una volta, diciamo fino a 20 anni fa, prima di Maastricht, prima dell'Europa, parliamo dell'Europa, era perché era stata già approvata precedentemente dalle sovrastrutture, se no quella legge lì non sarebbe mai passata. Capito? Quindi il lavoro che sta facendo Putin è, da un lato, evidentemente, di tutelare gli interessi di chi ce l'ha messo e degli interessi dei, possiamo dire, dei russi, diciamo dei russi, in un certo senso, anche se è detto, non sono molto sicuro che faccia proprio gli interessi anche lui dei cittadini russi, di chi ce l'ha messo sostanzialmente. E tutte queste cose che noi vediamo, è tutto un teatrino. Ora, attenzione. Effettivamente, a un certo punto può succedere che scoppi anche la guerra. Certo che può succedere, perché a un certo punto può darsi che io lo dico nelle conclusioni del libro, io avevo previsto o la guerra in Iran o la guerra in Ucraina, perché basta documentarsi un attimino e queste erano le due alternative di cui già da tempo si parlava, almeno da 15-20 anni. Hanno per il momento stoppato il discorso Iran e allora poi dopo anche per indebolire l'euro e quindi automaticamente rafforzare il dollaro che era in grossa crisi, perché è chiaro che se fai una guerra in Europa si paga noi, no? È evidente, mica paga gli americani. E quindi automaticamente a livello internazionale la valuta americana viene riapprezzata, questo è evidente. E quindi, per darti la risposta, Rossana, a me Putin piace, io te lo dico sinceramente, perché quando lui fa gli interventi è sempre molto chiaro, preciso, diretto, è un politico anomalo in un certo senso, non è il classico politico fanfarone. E a me piace molto come persona. Però purtroppo ti devo dire che anche lui fa parte di quella schiera di personaggi che partecipano tutti alla creazione del nuovo ordine mondiale. All'interno del capitolo 3 c'è un paragrafetto che mi sembra di aver intitolato Testimonianze importanti, testimonianze famose. E lì ci sono testimonianze di presidenti, papi, ministri, viceministri, politologi, cioè personaggi importanti, sceicchi, sultani, in cui praticamente tutti dichiarano di vedere, di partecipare alla creazione del nuovo ordine mondiale e di esserne a conoscenza e di auspicare
che questo possa essere fatto il prima possibile. Non so se ti ho dato la risposta, se vuoi documentarti in maniera ancora più completa, ti invito a scaricare il formato ebook per 9,99 euro e allora lì hai voglia di sbizzarrirti. Sono 1042 pagine, è abbastanza anche difficile digerire tutto. E io consiglio di leggerlo almeno 3 volte perché le informazioni sono tali che se non lo leggi più volte, naturalmente, poi dopo le cose, anche io me le scordo, a volte tocca leggere anche a me. Ricordo che chi, tra virgolette, fa la donazione di 66 euro riceverà il formato ebook gratuitamente. Io lo do gratuitamente, ok? Incluso nel. Ecco, Rossana, ti avevo perso un attimo, ci sei? Hai sentito la risposta? Purtroppo in parte mi si è scaricato il telefono, sono riuscita a ricollegarmi ora. Va bene, lo stesso sentirà la registrazione. Ecco, benissimo, hai perso forse un pezzettino, te la risenti con calma e fai poi le tue Sì. valutazioni. In conclusione, anche Putin, così come si chiama, Xi Jinping, il presidente cinese, tutti i grandi presidenti, anche di piccole nazioni, fanno tutti parte delle sovrastrutture, dei consigli supremi, altrimenti non sarebbero lì. Guardate che sono io l'unico forse al mondo che vi dice queste cose. Perché i consigli supremi non sono mica una cosa italiana. Ci sono anche in America, ci sono in Russia, ci sono in Cina, sono tutte le parti. Magari vengono chiamati con altri nomi, però sono sempre la stessa cosa. Ci sono altre domande? Sono qua. Buonasera, Cristoforo. Buonasera. Massimo, sono Franco. Vieni, Franco, dimmi. Mi senti? Sì, Ma e prego. quindi ovviamente non esiste una controparte di questa grande elite, no? Cioè, No, non esiste niente. Non no, esiste proprio assolutamente niente, sono tutti d'accordo. assolutamente. E neanche sperare in qualche scissione, no, o attriti interni che possono in qualche modo No, 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 le neanche. resistenze interne ci sono, certamente, sono a livelli più bassi, no? Perché poi la gente potrà anche essere tonta, però molti di coloro che gestiscono anche l'amministrazione americana, no, non sanno assolutamente niente di queste cose, ma vedono che le cose non funzionano come dovrebbero funzionare. Soprattutto adesso, cioè, mi hanno detto che c'è un movimento abbastanza grosso di proteste in America, perché gli americani sono piuttosto tontarotti. Anche loro, però quando poi si rendono conto che insomma che c'è qualcosa di che veramente non va, riescono a diciamo così a tenere ad assumere una posizione molto più ferma di quella che facciamo noi, abbiamo noi, capito? In Italia che siamo un po' più farfalloni, che tanto ci va bene tutto, ma chi se ne importa, tanto che vuoi, capito? È un po' più così. Ecco, E proprio poi come. comunque sono anche armati, giusto? Esatto, poi hanno anche le armi e quindi col discorso delle armi, sai, è un deterrente perché devono stare comunque attenti, no? Ecco, sì. Cristoforo, vuole intervenire o sbaglio? No, no, avevo solo salutato. Ah, ciao. Ciao. Ci siamo scritti 2 ore fa, credo. Proprio oggi, Stiamo lavorando su quella cosa lì. sì. Cristoforo, non dico niente, Cristoforo, tranquillo. Però Va bene. Cristoforo è stato il primo, con intelligenza acutissima, nonostante non credo che conosca i miei lavori, devo dire, mi conosce perché ha partecipato a queste trasmissioni. Ha immediatamente intuito, quello che stavo proponendo e appena ne ho parlato l'ha accettato. Ecco, io mi piace lavorare in questa maniera perché allora siamo, come si dice, come dicono gli americani, we are on the same page, no? Cioè Sì. siamo sulla stessa pagina e allora
ovviamente, anche perché io non vendo niente, cioè io non vendo mica niente. Io ho tenuto la trilogia, ho mandato la trilogia forse a più di 400 persone che me l'ha richiesta man mano che venivano, andavo avanti col lavoro gratuitamente. Poi l'ho messa per altri 3 mesi a 3 euro, un libro di 1400 pagine, e ora lo mando a, no, a 9,99 euro. Ora mi dovete dire che cosa ci comprate con 9,99 euro. Chi è quell'altro autore al mondo che ha fatto un lavoro così? Chi? Ditemelo. Quindi, perché io non vendo niente. Il mio lavoro è quello di cercare di dare delle informazioni che servono a qualcosa, no? Che permettano, perché siccome siamo altamente disinformati quasi su tutto, io mi sono chiesto, ma è possibile che non ci sia nessuno che almeno scrive un qualche cosa grazie al lavoro di altri? Io sostanzialmente uso il lavoro di grandi autori, anche se sono sconosciuti in Italia. Gente veramente, insomma, diciamo, con gli attributi, eh? È possibile che non ci sia nessuno in Italia che fa un lavoro del genere? Siete un pochino tutti rintronati da questi canali alternativi, di questi qui, che sono quasi tutti gatekeepers, questi qui, dei canali alternativi, che adesso naturalmente scenderanno, sono già scesi in politica, eh? E che andranno ad occupare i vari posti, diventeranno parlamentari, senatori, eccetera, ma sono tutti iniziati. Che cosa credete? Quasi tutti, tutti iniziati. Io dico iniziati perché non voglio dire magari massoni in termini negativi. Io ho una grande stima per la vera massoneria. Ah, e lo dico più volte anche nel libro. Non bisogna pensare che io ce l'abbia, non ce l'ho assolutamente con nessuno. Però dico iniziati perché effettivamente anche una persona, ascoltatemi, che non è massone, ma questo è spiegato molto bene, credo, nella trilogia, riceve una onorificenza con una medaglia. Il Vaticano ha una serie di diverse medaglie, no, di onorificenze, 3 o 4. L'Ordine di San Silvestro, tutte queste cose. Coloro che ricevono sono sostanzialmente equivalenti al giuramento massonico. Stessa cosa, non cambia niente, i rituali sono diversi. Ecco perché io parlo generalmente di iniziati, quindi sono tutti dentro. E quindi purtroppo questi sono. Questi qui che non mi fate fare nomi. Io sul mio canale Massimo Michele Guerrieri su YouTube ho dedicato 2 video, li ho chiamato Gatekeeper 1 e Gatekeeper 2. Guardateli, perché gran parte di quelli che io menziono, e lo faccio sempre al condizionale con grande rispetto, devo dire, anche se poi non mi invitano mai, è chiaro che non mi invitano, figurarsi. Gran parte di questi, come per esempio Toscano, questa gente qui, sono tutti candidati, no? Con i vari nuovi partiti, Vita, come si chiama, Italia Sovrana, tutte balle. L'Italia è una corporazione privata, ma quale sovranità? È una corporazione privata l'Italia, ma Toscano che fa così, giornalista, ma non le sa queste cose? L'Italia è una corporazione privata iscritta alla SEC, Security Exchange Commission di New York. Soltanto così ottiene soldi per mantenere i costi dello Stato, perché come Stato sarebbe già fallito. Lo è, ottiene soldi dalla Bank of America, come ho spiegato io in un video, proprio perché ha un asset culturale di bellezze naturali e soprattutto artistiche unico al mondo. Quindi gli danno tutti i soldi che vuole. È evidente, no? A garanzia ci mettono le opere d'arte, ci mettono il Colosseo, ci mettono gli Uffizi, ci mettono tutte queste cose qui. Che credete? Che vi diano i soldi così? Se ti danno i soldi vuol dire che ci sono delle garanzie. Ma l'Italia è il paese più indebitato al mondo, credo, con l'America.
E a questo punto dovrebbe già essere fallita. Com'è non è fallita? Per le ragioni che vi ho appena detto. Le nazioni sono tutte fallite nel 1929, secondo un autore che si chiama David Whit Miller, che è stato per certi aspetti un vero genio, che io tratto nel capitolo, mi sembra, 3, nella terza parte del capitolo 3. Un autore, questo qui, incredibile per quello che ha fatto, in Italia non conosce nessuno, ma sono tutti autori incredibili, perché se li menziono vuol dire che erano importanti. Tenete presente che io ho materiale, non qui, a New York, il computer di New York, per scrivere un'altra trilogia, però ho detto basta, non ne voglio più sapere. Chi vuole legge questa? Non c'ho più tempo, sinceramente, voglio dedicarmi ad altre cose. Io il mio l'ho fatto. Ci sono altre domande? Andiamo avanti, su. Poi magari chiudiamo un pochino prima oggi, facciamo ancora un altro quarto d'ora veloce, 20 minuti, su. Vediamo un po', Rossana, hai altre domande? Sull'oro, per esempio? Curiosità? Avrei una curiosità sulla Tanzania. Una domanda scomoda. Ma se è vero che siamo tutti controllati sotto questo grande ordine mondiale, come si pone la Tanzania? Qual è la domanda? Perdonami, non ti ho sentito. Come si pone la Tanzania rispetto al nuovo ordine mondiale? Come si pone? Tanzania. Sì. Mi chiedi come si pone la Tanzania, ho capito bene? Ah, ok. Beh, sì. Allora guarda, proprio oggi parlavo anche di questa cosa qui con i miei clienti, perché a un certo punto mi hanno detto loro, ma com'è possibile che in Tanzania non sia successo niente, no? Eccetera. Allora, secondo me la ragione principale per la quale non è successo niente è la seguente. Io ho già parlato di questa cosa qui e la ripeto. Facendo uno studio di comparazione tra le regolamentazioni tanzaniane per la compra e vendita di case, terreni, eccetera, attività, insomma, eccetera, e quella a Zanzibar, ho letto, si legge nella regolamentazione della Tanzania, che però vale anche in questo caso per Zanzibar, secondo me, che il presidente della Tanzania ha funzione di trustee. Ora, trustee è un termine tipicamente anglosassone che individua il gestore di un trust, per cui non c'è possibilità di equivoco, vuol dire solo e soltanto quella cosa lì. Nella trilogia, nel capitolo 3, io affronto l'argomento quando parlo dei trust dei vari papi, se ne sono stati tre molto importanti, che se fossero veri spiegherebbero poi certi eventi che sono successi dopo. Quando si mettono dei beni all'interno di questa corporazione che si chiama Trust, nessuno li può toccare. Attenzione, la Tanzania dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale fu effettivamente messa sotto Trust, insieme, è pubblicato su Wikipedia, insieme alla Namibia e altri 3 o 4 paesi lì dell'Africa, adesso non me li ricordo, però li trovate queste informazioni su internet. E ora, il fatto che poi, quindi questa l'hanno fatta nel 45, 48, immagino 48, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quegli anni lì, no? Ora, il fatto che poi abbiano costituito nel 61, mi sembra nel 64, adesso non mi ricordo, non importanza, la Tanzania moderna, perché prima si chiamava Tanganyika, quando hanno fatto l'unione con Zanzibar hanno cambiato il nome e l'hanno chiamata Tanzania. Non significa che il trust non sia più in vigore, No, assolutamente, sono due cose completamente diverse. Quindi se questo è vero, il gestore, il trustee del trust, che potrebbe essere in un certo senso sia il presidente della Tanzania, ma meglio ancora controllato da qualcuno, io ritengo, spiegato nel libro perché,
nella City di Londra, non ha nessun interesse a che la Tanzania in questo momento sia soggettata alla pandemia come tutti gli altri stati. E lo può fare, ha il diritto di farlo, e nessuno gli può dire niente. L'unica possibilità che può sussistere, può capitare in questi casi, è un colpo di Stato. Quindi io ho detto, finché non sentite alla televisione che in Tanzania c'è stato un colpo di Stato, qui per me niente cambierà. Non so se ti ho dato la risposta, perché poi parlare di trust bisognerebbe capire com'è strutturato, no? Come funziona la legge internazionale di trust, insomma, un po' complicato. Però nella trilogia ci è spiegato nei dettagli che cos'è un trust. Ecco, io ritengo che la ragione principale sia questa qui. Altrimenti non c'è altra possibilità. Un'altra ragione, ovviamente sempre collegata a questa, è che proprio stamani con questi amici siamo stati a visitare la punta nord-est della Tanzania. Se voi la vedete, a un certo punto c'è un'isoletta, eh? Quell'isoletta lì è l'isoletta di Bill Gates. Ecco, con molta probabilità questi personaggi hanno fatto certi investimenti di cui non sappiamo, evidentemente, sia a Zanzibar che in Tanzania. E allora naturalmente se la stanno tenendo come paradiso per se stessi. Questa è un'altra possibilità, perché effettivamente la Tanzania, come si è appena detto, non è stata soggetta a nessun tipo di restrizione. E la Tanzania non è un grande paese, è un grande paese in Africa, perché c'ha comunque 60 milioni di abitanti, ma come si sa bene, se l'elite, i consigli supremi decidono che anche in Tanzania c'è il Covid e che tutti si devono mettere le mascherine, purtroppo tutti si devono mettere le mascherine, anche se devo dire che il presidente Magufuli, deceduto in circostanze misteriose nel febbraio dello scorso anno, si è messo di traverso, si mise di traverso e screditò subito, immediatamente, l'idea Covid. E questo, siccome è molto amato, rimane ancora molto amato il presidente Magufuli, siccome lo disse Magufuli, i tanzaniani sono anche persone semplici, anche un po', se si vuole, ignorantotte, ma credono ancora a quello che gli ha detto Magufuli. Ecco, quindi quando te si mette insieme tutte queste cose qui, probabilmente si capisce anche perché qui di questo benedetto Covid non interessa niente a nessuno. Ti ho risposto? Tra l'altro, Massimo. Prego. Non ci sono neanche chemtrial, vero? Lì in Tanzania. Non ci sono? Neanche scie chimiche, giusto? No, almeno no, io in quella settimana non ne ho visto. No, non c'è niente, assolutamente niente. Non c'è assolutamente niente. Quindi anche quando si fa un ragionamento, secondo me le due cose più importanti nella vita sono la libertà e la salute. Anche se ci hanno, ed è spiegato nel report che ho fatto su loro, ci hanno convinti tutti che l'obiettivo principale sia quello di diventare ricchi, no? Fare soldi. In realtà i soldi oggi come oggi sono un numero messo in un computer e basta. Il debito pubblico si potrebbe cancellare in un secondo. Ci mandiamo Franco, Franco ci vai te, che sei un esperto digitale, cancelli tutto e poi... Ah, volentieri. E poi, per dire, no? E sarebbe una cosa da ridere fare una cosa. Lo cancelliamo, okay. Debito pubblico e si ricomincia da capo. Ma dov'è il problema? Mica moriranno di fame i creditori. Via, non mi fa... era grandissima presa per il culo anche questa cosa qui, di questi debiti pubblici. Ecco, quindi... scusate. Ho perso il filo, Franco, perdonatemi. Che cosa si diceva? Ho parlato di... No, io avevo detto che finché ero lì avevo guardato e non vedevo scie chimiche, quindi questa cosa qui Bravo. Quindi dicevo che le due cose più importanti sono la salute, secondo me, e la libertà. Ora, la libertà l'abbiamo già persa quasi del tutto.
e anche in America non stanno meglio, perché con il Patriot Act che hanno fatto dopo l'11 settembre, anche gli americani hanno cominciato a essere soggetti a controlli, investigazioni, insomma, hanno fatto un po' tutto quello che volevano, va bene? E poi la salute, ma la salute tra scie chimiche, schifezze che si mangia tutti i giorni perché vai in supermercato, i cibi si presentano bene, ma con tutti i conservanti, emulsionanti, stabilizzanti, lasciamo perdere, non si sa più che si mangia. Poi, farine ed altri anche alimenti come pomodori, patate, eccetera, geneticamente modificati, e non dichiarati in etichetta. Ricordo per esempio che le farine in Portogallo e in Spagna sono tutte geneticamente modificate, tutto grano così, e gran parte di questo poi arriva anche in Italia, non te lo dicono. Poi c'è il discorso della mascherina, poi c'è il discorso dell'inquinamento, poi quante cose ci sono, no? Che purtroppo ci rovinano la salute. Ma secondo, scusate, io non ho avuto molto tempo, ma se voi vi andate a vedere, ci sono almeno 10-12 pubblicazioni che dichiarano che quando l'ossigeno, a conclusione dico, che quando l'ossigeno cala a livello sanguigno, a livello cellulare, si crea acidosi a livello sanguigno e a livello cellulare. L'acidosi è la prima responsabile della creazione del tumore. E non avviene se il livello di ossigeno è normale e si mantiene il sangue, diciamo, possibilmente a livello neutro o alcalino. Infatti, ci sono gli alimenti che la medicina naturale li classifica in acidofili e basofili, no? Tutta la frutta e la verdura in linea di principio è basofila, carne, insaccati, gli stessi latticini, eccetera, sono dall'altra parte. Quindi si mangia in maniera schifosa. C'è questa cosa adesso della mascherina e uno si deve chiedere: ma guardate che con la mascherina, questi studi dicono che la mascherina, cioè la puoi tenere quando fai un intervento chirurgico, ammesso che funzioni, e io nel libro sollevo anche questa questione. Ma poi te la devi levare, evidentemente. Non è che poi andare a fare la doccia, come fa tanta gente, o fa il bagno con doppia mascherina, tipo la maschera, ma che gente. Ma io mi chiedo come fai se è ancora viva. Non c'è nessun più nessun obbligo di mascherina e continuano a tenere la mascherina. La volta scorsa io ho fatto un intervento dove ho citato il dottor Gilbert, che nel 1995, quanti anni sono? Ha dichiarato che l'obiettivo principale delle vaccinazioni di massa sarà quello di trasformare i soggetti in zombie. E io ho parlato più volte di tre video che sono rispettivamente, aspettate, allora, I am a legend, io sono una leggenda, World War Z. Poi c'è quello che si chiama The Final Chapter, che mi sfugge sempre, c'è anche un altro nome davanti, dove si parla effettivamente di questi soggetti che prendono il virus di questo virus, degli zombie, e diventano zombie. Ma è il virus che li fa diventare zombie o sono le vaccinazioni contro il virus? Perché io di queste cose qui ho parlato più di 2 anni fa, e sono tutti nei video, sono lì. La cosa abbastanza curiosa è che sia YouTube che Facebook non mi hanno mai bannato un video.
oppure un articolo che ho postato. Mai! Questa è una cosa abbastanza curiosa, devo dire. Ecco. Prego, altre domande? Sulla Tanzania? Sì. Noti che ci sono aumenti di prezzi, c'è l'inflazione lì oppure no? No, 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 l'inflazione è piuttosto contenuta, devo dire, grazie a una politica molto attenta del governo. Magari ce l'avessimo noi un governo come c'è la Tanzania, immaginiamo, ma guardate un po' che mi tocca dire, roba da ridere. L'unico problema che c'è effettivamente è quello dell'energia, no? Cioè il gas, quando sono arrivato, scusate, il gas, la benzina quando sono arrivato io era 2100 scellini e adesso è quasi 3000 scellini, quindi è aumentata di circa il 30-35% e aumenterà ancora di più. L'unico incremento secondo me evidente che c'è stato è stato nella benzina, nel gasolio, in queste cose. Il resto no, il resto non mi sembra che ci sia. C'è un incremento nel settore dell'immobiliare, sì, nella zona residenziale di Masaki e forse un pochino anche a Zanzibar. Ricordo che secondo me la zona migliore per investire al mondo in questo momento è Stone Town a Zanzibar. Stone Town secondo me in 10-15 anni diventerà un gioiello grazie agli investimenti che stanno già arrivando dall'estero, perché i prezzi sono tutto sommato ancora abbastanza contenuti e stanno ristrutturando piano piano tutto. Una volta che hanno finito il lavoro diventerà un piccolo gioiello, c'è molto lavoro da fare effettivamente, però come investimento è proprio l'investimento che io suggerisco, o comunque anche in genere un investimento normale nella zona residenziale, per esempio di Zanzibar, dove ha comprato la proprietà Franco. È stato, secondo me, nonostante tutto, un ottimo investimento. E ci sono ancora delle buone possibilità in diverse zone. Poi adesso stanno costruendo moltissimo, sia nella zona lì c'è il Blue Amber, che è un gruppo, cioè un condominio incredibile, enorme, c'è anche la pista di atterraggio degli aerei, quegli aerei naturalmente piccolini all'interno, immaginatevi. Credo che la proprietà sia inglese. E poi hanno creato questi altri quattro gruppi sostanzialmente di aziende che costruiscono e che comprano proprietà all'interno, ascoltate bene, all'interno di queste strutture, per un valore superiore a $100,000 automaticamente acquista la residenza, cioè gli danno la residenza fino a che tiene la proprietà, e quindi magari questo potrebbe essere una possibilità, un'opzione per coloro che vogliono venire. Ora per i pensionati non ci sono problemi, perché è abbastanza semplice, tante volte ottenere la residenza per chi ha 60 anni, oltre 60 anni, ma anche se sono più giovani, basta che abbiano un pochino di soldi, che si possa dimostrare, insomma, che si possono mantenere bene e ottengono la residenza con una relativa facilità. Perché non dimentichiamoci mai che qui siamo in Africa, e in Africa quello che conta sono i contatti. Quando te hai i contatti giusti, non mi fate parlare troppo, ci siamo capiti, no? Stesso discorso per quella cosa sulla quale sto lavorando io, la cosa di emergenza, in caso che io ho già fatto, Cristoforo ha già fatto e altri 10 o 12 amici in Italia hanno già fatto, non parliamo, e già funziona, se volete potete, vi posso anche far parlare con qualcuno di loro, che sono amici che sono venuti qua, come ha fatto Franco. Altre domande? Non abbiamo detto niente dell'oro, tenete presente che l'oro è ancora piuttosto basso, ho detto più volte, leggetevi per cortesia il report che ho fatto, leggetelo soprattutto se avete intenzione di investire una certa cifra
insomma, dai 30, 35, 40 mila euro in oro, non tenete tutti i soldi in banca, non è un momento di stabilità, c'è grande volatilità. Le borse possono crollare in qualsiasi momento. L'unica sicurezza in un momento particolare così è l'oro. Lo dà solo e soltanto l'oro, perché qualsiasi cosa succeda, crolla il mercato immobiliare, crollano qualsiasi cosa, perde di valore. L'oro è l'unico investimento che invece sarà in controtendenza, perché quando tutti i soldi poi vengono perduti, la gente magari si sveglia un po' di più e ricomincia a comprare oro. È sempre successo così. Quindi l'oro è l'unica vera moneta esistente. L'unico investimento sicuro nel medio e lungo periodo. Anche se uno non ha 30.000 euro, può fare piani di accumulo. Ci mette magari 300-400 euro al mese, ma è sempre qualche cosa. Non tenete soldi in banca che tanto non vi rendono niente. L'oro, guarda, io non mi piace fare previsioni, ma tutti. E i consulenti, in particolare in America, dicono giustamente che l'oro acquisterà sicuramente valore e potrà andare anche oltre i 70 mila dollari al chilo, forse di qui a fine anno. Hai sentito che la Russia vorrebbe fare come si dice, una specie di LBMA per Sì, loro? ne ho parlato, sì, Cristo, ho sentito, ne ho Ne hai già parlato parlato? brevemente, la volta scorsa, credo che tu non Ah, fossi collegato. Sì. Non avevo visto, no, non Sì, ma avevo tanto sentito. quelli che lo fanno sono gli stessi, sono gli stessi di Londra, pensa che siano diversi. Ci mancherebbe. Hai capito? È tutto un giochino così, dai, su. Siamo seri. Scusate, è possibile sapere di cosa si tratta? Che cos'è? Allora, certo, certamente. Allora, la quotazione dell'oro viene definita tutti i giorni. Justice Mullins dice che la valutazione, ora è un autore americano, lui nei suoi scritti dice che veniva fatta 2 volte al giorno. Non lo so se è ancora vero. In molti libri c'è scritto che viene fatta alle 3 del pomeriggio. Justice Smalley dice che viene fatta alle 10 la mattina e alle 3 del pomeriggio, ma questa ha poca importanza. C'è un comitato costituito dai Rothschild, che sono i banchieri più potenti al mondo, il numero uno, e sono dal 1700, o se non vado errato, 1783, spiegato nella trilogia, i tesorieri del Vaticano, quindi lo IOR, è controllato dai Rothschild, tanto per capirci, l'IOR è la banca del Vaticano. E una volta che è stabilito questo valore, che ripeto, non è un valore a dettaglio, è un valore all'ingrosso, che poi quando si va a comprare l'oro al dettaglio naturalmente costa di più. Quindi per tutti coloro che operano c'è un valore all'ingrosso, che è appunto quello che viene definito dal, come si chiama, London Bullion e qualcosa, trade, qualcosa del genere. Scusate, c'è scritto nel report, c'è scritto chiaramente nel report che ho messo insieme sull'oro con tutti i link, trovate tutto. E questo è stato sino adesso il centro indiscusso a livello mondiale in cui si definiva il prezzo dell'oro. Poi non soltanto si definiscono i prezzi dell'oro, si definiscono anche i prezzi degli altri metalli, sempre a Londra, sempre nella City di Londra. In Russia stanno pensando di creare un centro alternativo, equivalente sostanzialmente, che fa la stessa cosa, dando un valore probabilmente diverso, simile, ma sempre diverso, in relazione in questo caso
agli andamenti che diciamo, il governo russo decide sull'oro giorno per giorno. Quindi può darsi che ci siano anche delle piccole fluttuazioni, delle piccole variazioni tra quello che si decide nella City di Londra e quello che eventualmente, perché soltanto un'idea non l'hanno ancora costituito, si deciderà a Mosca. Hai capito come funziona? Un pochino? Non sapevo che fosse collegato al Vatdelia Shield, sì, lo sapevo, ma no. Non che fossero parte del Vaticano. Ecco, leggi la trilogia, vedrai che troverai molti spunti che magari no, sono un po' originali, un po' diversi. Certo, queste cose qui non pensare di leggerle nei libri di scuola oppure di ascoltarle alla televisione, no? È evidente che non te le diranno mai. Sono forse più di mille, non lo so neanche quante sono le cose curiose scritte nella trilogia che questi autori dicono, alcune anche abbastanza bizzarre. Però Ho capito. Grazie. prego. Allora, ricordo che la consulenza sull'oro è completamente gratis, mentre, come ho spiegato prima, quella su piano B o piano C effettivamente c'è da lavorarci di più e io la do, diciamo così, come donazione a 60 euro. Il prospetto informativo del piano B e piano C sono a disposizione e potete anche mandarli a amici e conoscenti. Io non ho problemi a questo punto. Diciamo, il mio lavoro in questo senso continuerà sino a fine anno. Immagino di essere super occupato ottobre, novembre, dicembre. A quel punto, a fine anno, mi fermerò e farò una valutazione, anche perché sennò poi scoppio, perché io sono da solo e non riesco a gestire troppi clienti. E poi io mi voglio occupare anche di altre cose, eh? E dopodiché valuterò se continuare o meno, perché può darsi che il progetto venga probabilmente interrotto anche per probabilmente 6 mesi, eh? Quindi coloro che magari hanno una mezza intenzione non aspettino l'ultimo momento, perché poi all'ultimo momento non li posso prendere. Cioè io lavoro in una certa maniera e cerco di lavorare in qualità e quindi non, ecco, chi è veramente ha un interesse, lo dimostri, faccia le proprie valutazioni, mi dimostri di essere una persona seria e determinata in quello che vuole fare, e allora non ci sarà nessun problema. Un'altra cosa che vi devo dire al volo è la seguente. Dunque, esiste un fenomeno che si chiama shedding per coloro che sono vaccinati, cioè quelli che sono vaccinati in un certo senso sono gli untori dovevamo essere noi, no? Che non siamo vaccinati, invece sono loro. Quindi se chi non è vaccinato, se si trova per esempio in un ambiente chiuso con soggetti, magari 5 o 6 soggetti vaccinati, ha un'elevata possibilità di sentirsi male il giorno dopo oppure di ammalarsi. Questo fenomeno si chiama shedding, è stato ormai diciamo, comprovato attraverso la pubblicazione di ricerche e studi scientifici ed è quindi fuori discussione che esista questa situazione qua. Io sono a disposizione per coloro che sono vaccinati, ora immagino che tutti voi non siete vaccinati, no? Però magari qualcuno che magari è interessato a loro potrebbe anche essere vaccinato. Io non voglio fare discriminazioni. Però allo stesso tempo, siccome la salute per me è la cosa più importante, io do la consulenza che posso dare eventualmente per coloro che sono vaccinati e per che vogliono venire qui, va bene. Però io, per quello che mi riguarda, lavoro soltanto, voglio lavorare direttamente soltanto con non vaccinati. Mi dispiace dire queste cose qui perché io in genere non faccio mai discriminazioni. Però quando si tratta di salute sono costretto a farlo, anche perché io queste cose qui le ho dette 2 anni fa. Non c'è stato nessun medico che vi ha prospettato questa possibilità, l'ho fatto soltanto io. Andate a vedere un video, uno dei video che ho fatto sul piano B, a un certo punto dico, non sono assolutamente sicuro che potrò, che
che potrò portare vaccinati qua, perché c'è anche la possibilità che non li possa fare. Mi riferivo proprio a questa cosa qui. Poi è successo. Faccio un saluto veloce a Giacomo, Roberto. Non so se volete intervenire per dire qualcosa di sicuro, senza impegno, eh? Se no, fra 5-10 minuti, se non ci sono più domande, siccome stasera sono a Zanzibar, l'intervento veloce che facciamo, poi magari facciamo gli approfondimenti la volta successiva. Le registrazioni dei due interventi precedenti, per chi li vuole, sono a disposizione. Massimo, Oh, dimmi, non Federico. so se lo sai, è uscito in questi giorni la notizia che Bergoglio ha dato l'ordine di ritirare tutto da tutte le banche del mondo e di accentrare tutto a New York e di farlo entro fine il 30 di settembre, massimo il 1 d'ottobre. E io ho chiesto alla mia banca, ci ho chiesto, l'ho guardato e gli ho detto sta venendo giù tutto. E questo mi ha detto sì, me l'ha confermato. Quindi stiamo a vedere se sarà prima o dopo le elezioni, ma se si potrà andare a elezioni. Allora, già che Caterina ha fatto l'intervento, approfitto, Caterina, per dire agli amici che ci seguono che io mi sono appoggiato ad Auvesta, ma io sono consulente indipendente. Quindi, quando per esempio Caterina mi ha chiamato e mi ha detto Massimo dove posso comprare delle monetine, io so che Auvesta non è molto competitiva. Vende anche Auvesta vende lingottini d'oro, no? Perché è evidente, è un commerciante d'oro, però so che allo stesso tempo non è particolarmente competitiva su oro, argento, platino e palladio. E allora Caterina, cosa ti ho detto? Se lo puoi per cortesia dire in diretta, cosa ti ho detto? Cosa ti ho consigliato di fare? Sì, mi hai mandato un link in cui trovare una gioielleria o comunque dei posti in cui si può acquistare un lingottino d'oro o delle monete d'oro vicino a dove abito, anche per non fare troppi chilometri, insomma, in macchina. E Io lavoro in quindi è questa maniera qui. bellissimo. Ora, per investimenti di un certo tipo mi devo però appoggiare a questa. Io ho ripetuto ormai già diverse volte che in questo particolare momento suggerisco di tenere l'oro in Ovesta, nel caveau di Ovesta, e di non farvelo consegnare a casa. In un altro momento magari poteva essere una situazione diversa. In questo particolare momento, se però vi fate consegnare l'oro a casa e per qualsiasi ragione vi servono soldi e lo dovete vendere, perdete subito il 20-30% del valore, che mi sembra una stupidaggine. Mentre invece, Ah, se voi lo lasciate, dimmi. ecco, io ho fatto una cosa. Io sono andata coi contanti, non c'è No, traccia no, di ma per te è nulla. un caso diverso. Te va benissimo, perché non aveva da Cioè, investire grandi quantità. no, Va infatti, benissimo. se dovete, ma anche se avete dei grossi capitali e se volete comunque tenervi qualche monetina che non si sa mai a portata di mano, anche solo per fare delle spese. Tipo le spese proprio per mangiare, però vi consiglio di trovare un posto dove non vi facciano lo scontrino, perché se no dovete pagare, dovete dichiarare quell'oro e pagarci sopra le tasse. Mentre Esatto, invece se lo sì. pagate cash, non, senza scontrino né niente, nessuno lo sa. Esatto, e la stessa cosa comunque succede se comprate oro in Ovesta, perché se comprate oro in Ovesta, allora sull'oro non ci sono tasse, quindi in teoria non si dovrebbe mai pagare tasse quando compri oro. Bene, però se No, e quindi se. le tasse come investimento. Cioè, se viene tracciato che compri un certo quantitativo d'oro,
viene, lo devi dichiarare, quindi paghi le tasse come su un investimento. Ascolta, allora, Walter non c'è, è lui che è super documentato in queste cose. Mi sembra che ci sia un tetto, no? Se non era il tetto di circa 20.000 o 18.000 euro, al di sotto dei quali non Quello non paghi so. comunque niente. Ecco, va bene? Ora magari la prossima volta Ah, approfittiamo per chiedere a Walter, capito? Quindi è per questo che io, se suggerisco piccole, benissimo, volete comprare piccoli quantitativi, non ci sono problemi. Andate nel posto più vicino dove li vendono, accertatevi che il prezzo sia decente e comprateli. Io stesso suggerisco di comprarli in quella maniera lì. Fino a 5-10 mila euro va benissimo, proprio per le ragioni che diceva Caterina. Quando dovete fare un certo tipo di investimento, in questo momento suggerisco il Royal Class, che lo potete fare. In genere sarebbe 30.000 euro, però si accetta anche, Ovest accetta anche 25.000 euro, perché non ci sono costi di apertura conto. E in qualsiasi momento voi vendete l'oro al prezzo del valore del fixing di Londra. Quindi non perdete, ma se vi va male perdete lo 0,5%, cioè una sciocchezza. Quindi è un investimento sicuro sotto questo punto di vista. È l'unico possibile, secondo me, in questo momento. Altre se avete domande? cassette di sicurezza, tirate via tutto. Esatto. Allora, se non ci sono altre domande, io augurerei la buonanotte a tutti e ci aggiorniamo poi. Settimana prossima, stessa ora, stesso canale. Va bene? Ma Potresti mandare sì. per cortesia le altre serate che avete fatto via Telegram, per favore? Sì, volentieri, se non ce la faccio stasera, per domani rientro a casa, diciamo così, te le mando domani, va bene? Benissimo, grazie. Buona serata a tutti. Prego, prego, prego. Buona serata, un saluto a tutti. Alla prossima. Grazie. Ciao Buonanotte Massimo. subito. Ciao. Ciao Ciao. Massimo. Ciao Massimo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Grazie. Ciao.